21 febbraio 1916. Inizia la battaglia di Verdun. Cerniera strategica della difesa francese, l'importante nodo ferroviario viene scelto dai tedeschi del generale von Falkenhayn per sferrare l'attacco finale contro i francesi. La battaglia durerà 10 mesi e quando la Francia sembra ormai perduta, il comando viene affidato a un vecchio generale, Philippe Pétain, che riuscirà a sbarrare la strada per Parigi alle truppe germaniche.